Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Oggi voglio condividere con voi il mio pasto, il mio pranzo post sgarro, perché ieri sera ho un po' esagerato rispetto al mio solito, ho mangiato fuori e quindi oggi mangio leggera, però mi serve comunque qualcosa che mi dia energia. E quindi mentre mi si sta scaldando l'acqua per il tè, perché voglio anche provare per la prima volta insieme a voi questo tè che mi attira tantissimo di Fit Via. Sì, mi sono fatta convincere anch'io a comprare questi tè maledetti perché si vedono ovunque e alla fine sei costretta a comprarli, perché questo mi attira particolarmente perché è il Marshmallow Beauty Tea. Quindi a me questo tè con il marshmallow attirava e quindi oggi lo proviamo insieme. E come diciamo pranzo post sgarro, io solitamente mangio una mela che ho già tagliato a pezzettini con sopra lo yogurt, e io ho il mio fidatissimo Easy Yo, e tanto che è anche finito tra l'altro, quindi come vedete io proprio i video li faccio proprio così, senza pensare più di tanto alle cose, cioè, vabbè, ho pochissimo yogurt, vabbè, meglio, così mangiamo ancora di meno e siamo ancora più leggeri. Quindi mettiamo il nostro yogurt, questo era il gusto al rabarbaro, che mi piace tantissimo perché è acidulo, stile greco. Quindi un yogurt bello compatto, con questo appunto gusto acidulo che non mi dispiace per niente. E solitamente poi sopra al mio, ok, pronto il tè, mettiamo a fare il tè, la mia bella teiera con il suo infusore che si incorpora qui. E andiamo ad aprire questo mitico tè. Non ho preso il cucchiaino, e andiamo, che io sono curiosissima innanzitutto di sentire il profumo. Allora, questo vabbè, contiene un po' di robetta, non voglio di leggere perché ho anche fame. Riuscirò ad aprirlo. Sa di liquirizia e la cosa mi piace molto. Allora andiamo. Vedo che c'è tipo l'uvetta, poi magari dopo leggiamo anche gli ingredienti. Quindi andiamo a mettere, va, è veramente, ha un odore che mi piace tantissimo, di liquirizia, cavolo, ci sono dei canditi mi sembra, non lo so, ora dopo leggeremo bene gli ingredienti. Quindi andiamo a metterne un po' e lo lasciamo in infusione qualche minuto e poi lo andremo ad assaggiare. Non vedo l'ora, sono proprio curiosissima. Ora adesso lo richiudo, poi ecco appunto leggeremo gli ingredienti. Quindi direi di eliminare questa cosa che la vedete e vi dà fastidio, ok, lasciamo questo che è più carino. Allora, e poi insomma sopra alla mela e sopra al mio yogurt metto di solito questi mix di frutta secca e di frutti rossi che trovo alla Coop, che hanno diverse diciamo combinazioni. Questo in particolare si chiama misto vitalità, fonte di zinco che contribuisce al normale metabolismo dei carboidrati, e siccome ieri sera di carboidrati ne ho presi un bel po', credo che questo sia quello che fa per me. Ed è praticamente fatto di ciliegie, semi di zucca che io adoro, i mirtilli rossi, zuccherati, vabbè, e mandorle. Quindi non so se li metterò, se lo metterò tutto, per il momento mettiamone un po', perché comunque sono questi mix, sono molto molto nutrienti. A volte li mangio anche prima dell'allenamento e devo dire che insomma sono nutrienti. Quindi oggi voglio fare questo mukbang, a parte per condividere questo, a parte per provare insieme il tè, ma per parlare di un argomento
stare a pretendere ovviamente di dare giudizi su persone o comunque su situazioni che non conosco particolarmente, però ci sono delle situazioni, dei fatti che mi fanno riflettere. Quindi vi voglio spiegare il motivo per cui secondo me le youtuber, io parlo sempre di youtuber femminili perché sono quelle che seguo, finiscono alla fine per restare da sole. Mi riferisco alla fine delle loro storie d'amore. Ovviamente non tutte fanno questa fine, però mi riferisco alla fine della storia di Chiara Combaso, che anche lì sembrava la storia d'amore perfetta, sempre a fare foto insieme, sempre a fare video insieme, poi di punto in bianco, boh, è finita. Ma soprattutto mi riferisco a Nicole, perché sappiamo tutti che dopo un anno dal matrimonio, dopo mi sembra 2 anni che conviveva, quindi dopo un anno, quindi dopo 3 anni di storia più o meno, ha divorziato. E anche lì erano andati da poco alle Maldive, boh, non mi ricordo, insomma non è che proprio la seguo assiduamente, però insomma un po'. Quindi mi viene da fare una riflessione sul perché questi youtuber che sembrano quindi condurre una vita fantastica, in realtà si ritrovano poi a stare sempre da sole o al massimo in compagnia dei gatti e delle 1000 borse, cose costose che hanno comprato. Allora, secondo me c'è da fare una differenza tra chi, diciamo, svolge un lavoro normale, tipo un classico lavoro dipendente in ufficio, e la youtuber. Chi lavora nell'ufficio fa le sue belle 8 ore, torna a casa e stacca completamente dal lavoro. Difficilmente quando stai a casa continui a pensare al tuo lavoro nell'ufficio. Può succedere che pensi ai problemi che hai un cane, però non sono assolutamente stacchi e ti dedichi alle tue cose. Al tuo compagno, insomma, alle tue cose. Così come se vai in vacanza, ti godi più o meno la vacanza. Potrai sì fare qualche foto da postare, ma insomma, in genere ti godi il posto, ti godi la vacanza e tutto quanto. Secondo me invece, questi youtuber che fanno dei youtuber di mestiere finiscono per vivere questa vita molto costruita, molto, diciamo, finta, che è quella dei video, perché è ovvio che finiscano per recitare quando fanno appunto i loro video. La vivono costantemente, finiscono per essere praticamente, secondo me, risucchiate, no? In questo vortice della vita virtuale, comunque dei social, che ogni cosa che fanno, in ogni posto dove vanno, devono comunque sempre, secondo me, pensare prima ai social, prima alla condivisione e poi a tutto quello il resto che le circonda. E secondo me,
per chi gli sta vicino diventa veramente pesante. Perché secondo me costantemente il loro primo pensiero e quasi unico pensiero è sempre quello del video, di cosa fare, perché devono comunque postare continuamente, postare cose sui social continuamente, perché comunque postare significa guadagnare. Quindi secondo me chi sta intorno è costretto, tra virgolette, insomma, ad essere anche lui proiettato 24 ore al giorno, tutti i giorni, in questo mondo che alla fine è finto. Cioè, tipo anche il fatto di postare, che ansia sto cane, continuamente magari anche, non so, le storie su Instagram di pubblicità. Quindi magari, non so, una domenica stai a casa con il tuo compagno, niente, all'improvviso, non so, ti alzi e ti metti a fare queste storie di pubblicità perché comunque ti fanno guadagnare. Non lo so, secondo me questi youtuber alla fine restano soli perché i loro compagni non ce la fanno più a vivere sempre così sotto i riflettori, per così dire, no? Quindi non so, questo è il mio pensiero. Aspetta, secondo me ogni cosa è sempre proiettata, ogni cosa che fanno, al video, a cosa far vedere in video, a cosa postare. E diventa secondo me un pensiero fisso, costante. E secondo me diventa veramente pesante. Perché è come veramente lavorare 24 ore su 24, sempre. Ah, leggiamo gli ingredienti del tè. Allora. Infuso aromatizzato alla frutta con aroma di vaniglia e panna. Allora, mela in pezzi, purtroppo c'è anche l'acido citrico, va bene, ananas candida, quindi ananas e zucchero, marshmallow, zucchero adesso puro, coloranti, va bene. Però devo dire, come coloranti dei marshmallow, molte cose naturali, c'è la curcuma, la clorofilla, la carmina pura, insomma, via. Papaya candita in pezzi, quindi anche qui papaya e zucchero. Non è il più salutare dei tè, secondo me. E poi, cioè, il tè c'è per niente. Uva passa, aroma naturale vago, non si sa bene cosa, buccia d'arancia, buccia di rosa carina, barbabietola, mirtilli, vaniglia in pezzi, petali di fiordaliso, fiori di calendula, foglie di altea e ribes rosso. Allora, perché si chiama tè? Non è un tè, ma questo è infatti un infuso. Ok, frutta e fiori. Di buono c'è che, non essendo tè, è comunque una bevanda senza teina. Quindi, un punto a suo favore. Però ci sono un po' troppi zuccheri, ora è vero, insomma, non è che li mangio, si sciolgono un po' così,
quantità minime non sarà tutta sta cosa. Comunque a me questo pranzo così mi rimette al mondo. Ieri sera infatti sono andata a mangiare fuori e ho mangiato un calzone con mozzarella e un po' di verdure. E poi ho preso anche un semifreddo. E la birra. Quindi insomma ho un po' esagerato. È vero che mi ero anche allenata, però non è una scusante per mangiare. Quindi oggi questo pranzo ci sta. Assaggiamo il tè. Il colore è molto molto carino. E per restare diciamo in tema molto attuale, è oro rosa secondo me. Un po' perché adesso vado tanto da questo oro rosa dappertutto. Allora, il profumo è come quello che c'era qui, quindi un po' di liquirizia. La liquirizia non c'è, però tutte queste cose mischiate insieme danno quel profumo lì, ma molto più leggero. Come sapore non c'è sapore. Questo tè mi sta, tè, insomma, questo infuso mi sta un po' deludendo. Non sa di nulla. In pratica vedevo appunto tutti questi tè. Allora ho approfittato di un'offerta che c'era quel giorno sul sito, che praticamente con 45 euro di spesa mi sembra ti regalavano un altro tè e la bottle. Quindi io ho approfittato, ho preso tre tè, quindi mi hanno regalato un altro tè e la bottiglia. Però finora non l'ho assaggiato nemmeno uno. Questo è il primo assaggio. Non so di nulla. Per poi tra l'altro costano anche tanto. Perché costano 20 euro, anche qualcosa meglio, insomma, costano, ma sono molto meglio i tè che prendo solitamente io, che almeno sanno di qualcosa. Me lo dovevo aspettare. Perché comunque io ho preso anche per un po' di tempo le caps. Avevo preso le slim caps, quelle che vanno prese prima del pasto. Le anticellulite caps, che si prendono dopo il pasto, quindi tre di ognuna al giorno, e le quindi insomma da prendere prima di un pasto abbondante, non mi ricordo come si chiamano, e quelle si prendono al bisogno. Io ho smesso di prenderle queste caps perché mi hanno dato dei problemi. Ora magari dipende dal fatto che comunque ho molte intolleranze, quindi magari assumendole 6 al giorno praticamente, 3 e 3,
ho fatto un sovraccarico magari di troppe sostanze che mi fanno male, non lo so, e ero arrivata a un punto che veramente avevo la pancia tanto gonfia e ho smesso di prenderli. Quindi, boh. E devo dire che anche questo tè non è che mi entusiasmi particolarmente. Secondo me questo è un po' come la vita delle youtuber, che sembra bellissima, sembra che vivano solo loro le storie d'amore più belle del mondo, che trovano i ragazzi più splendidi del mondo, solo loro, ragazzi con cui si divertono tantissimo a fare video, a fare vlog, ma poi nella sostanza, quando si scende un po' più nel profondo, non è così. Anche questi tè sono molto decantati, no? Sembra che siano i tè più buoni del mondo, quelli che apportano più benefici del mondo, e quindi uno li compra e poi beve acqua colorata, leggermente profumata, nemmeno tanto dolce, e questo forse è un bene, però assolutamente non è buonissimo. Ho finito la mia mela, ho finito anche lo yogurt, mangio l'ultimo po' di yogurt che è rimasto con qualche semino di zucca e il mio pranzo è fatto. Ora io così arriverò fino a cena, ma oggi sì, mi impongo di mangiare così, di non mangiare i biscotti, vabbè li ho mangiati a colazione, di non mangiare schifezze, perché devo comunque riprendermi dalla cena di ieri sera. E finisco questo infuso che non sa di nulla, cioè veramente raga non sa di nulla, neanche il dolce si sente, proprio non sa di nulla, niente proprio. Bah. Ma infatti la colpa è mia, io l'ho comprato secondo me, perché dovevo aspettarmelo. Comunque, ormai l'ho preso, me lo bevo tutto, me lo finirò tutto. Speriamo che gli altri tre che ho preso siano un tantino più saporiti. Quindi fatemi sapere voi cosa pensate di questa vita delle youtuber che poi si ritrovano ad essere sole con i gatti. E se la pensate anche voi come me, cioè che la loro vita finta che mettono nei video alla fine è quella che trasportano anche involontariamente nella loro vita reale, e quindi poi alla fine la finzione non regge per troppo tempo e la coppia scoppia. Io vi ricordo di seguirmi sui social, sotto trovate tutti i link per seguirmi, soprattutto su Instagram. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e cliccate sulla campanellina, perché così riceverete le notifiche quando pubblico video. Non li pubblico spessissimo perché purtroppo lavoro, non ho molto tempo, però più o meno insomma sono attiva, quindi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con il mio pranzetto light, il tè, le bevande ancora più light perché non c'ha nemmeno il sapore, e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!